Esistono ben 400 tipologie di psicoterapia, ognuna con proprie teorie e, sorprendentemente, sembra che tutte siano efficaci, pur essendo diverse le une dalle altre. Com'è possibile? Secondo gli studi di Moerman 2002, ciò avviene principalmente grazie ad una buona interazione umana tra il paziente e il terapeuta. Così che fiducia, convinzione e aspettativa, unite alla motivazione e alla speranza, possano determinare risultati positivi. Questo è anche il motivo per cui aumentano le persone che si affidano alle consulenze filosofiche, tanto che all'Università di Mantova è stato aperto uno sportello filosofico per i giovani studenti in difficoltà. Pur non trattandosi di specifica psicoterapia, l'aiuto è garantito, soprattutto per coloro che non hanno subito gravi traumi psichici e che quindi non hanno la necessità di rivolgersi allo psicanalista. Nel 1979 due studiosi, Strapp ed Hadley, hanno condotto un interessante esperimento. Hanno affidato due gruppi di studenti a due diverse tipologie di aiutanti psichici. Il primo gruppo venne indirizzato presso psicanalisti con alle spalle ben 20 anni di preparazione e il secondo a semplici professori di inglese, di filosofia, storia o matematica, i quali erano notoriamente conosciuti come persone dalle spiccate ed elevate qualità umane ed affettive. I risultati furono sorprendenti, i due gruppi ebbero notevoli miglioramenti e non si notarono particolari differenze tra quelli trattati dagli psicanalisti esperti e quelli che invece furono seguiti dai semplici professori di animo empatico affettivo con grandi capacità di ascolto. Questa è una delle motivazioni per cui allo studio Gaiatri ci avvaliamo di entrambe le metodologie. Incontri che riguardano la psicologia e la psicanalisi con il dottor Hermes Piacentini e corsi di counseling filosofico con il sottoscritto. Crediamo che tale metodologia possa aiutare a raggiungere con maggior facilità la completezza di preparazione, poiché unisce la tecnica psicologica al pensiero filosofico, oltretutto in un contesto psicosociale e affettivo.